Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con una notizia che riguarda l'emergenza sanitaria e la scuola, perché ci sono 3 positivi ai test sierologici volontari a cui si stanno sottoponendo docenti e personale della scuola in provincia dell'Aquila. I positivi ora saranno sottoposti a tampone. I test sono cominciati l'altro ieri e, secondo quanto si è appreso da fonti dell'ASL provinciale, finora hanno riguardato una 50ina di persone. Sempre secondo quanto si è appreso, sarebbero alcuni medici di famiglia a cui è demandato il compito di eseguire i test, che si rifiutano di effettuarli. A proposito di emergenza sanitaria e dell'istituzione della zona rossa, noi dovremmo avere in collegamento il sindaco di Lucoli, che è stata di fatto la prima zona rossa istituita dopo il post lockdown. Walter Chiappini, buon pomeriggio sindaco, le do il buon pomeriggio e benvenuto in questa edizione del TG6, perché come vi avevo detto a seguito dell'emergenza sanitaria che si è venuta a creare nel territorio con un aumento dei contagi è stata istituita la zona rossa nella frazione di Casa Maina. Allora, ci racconti insomma com'è la situazione, come stanno le cose, se c'è un po' di preoccupazione. Buongiorno a tutti. Chiaramente c'è un po' di preoccupazione, la mia personale, insomma, essendo responsabile dell'autorità sanitaria locale. Noi abbiamo avuto 10 casi in questa frazione che si sono diluiti nell'arco degli ultimi 10-12 giorni. Individuato il primo caso, in concertazione con le ASL, che hanno fatto un ottimo lavoro sul territorio, sono stati fatti molti tamponi. Di questi molti tamponi, anche di persone che avevano avuto contatti con il veicolo principale, molti di questi tamponi sono risultati positivi e sono risultati negativi, chiedo scusa, negativi. L'altro giorno ci siamo attivati nel cercare di fare ancora sulla frazione ulteriori tamponi che avrebbero riguardato una parte di cittadini residenti e una parte di cittadini dimoranti. C'è da dire che in questa frazione ci sono circa 120 residenti, ma in questo periodo, nel periodo di agosto, abbiamo raggiunto i numeri pari a 500, 600, 700 persone, perché è un paese abbastanza turistico. Ieri abbiamo fatto questo insieme alle ALS, questi tamponi a tappeto. Pensavamo di riuscire ad avere il risultato di questi tamponi in serata oggi e eventualmente, una volta ricevuto l'esito dei tamponi, concertare al meglio una risoluzione che poteva essere più drastica o meno drastica. Però purtroppo, con la situazione che si è venuta a creare, non ho la certezza di avere questi tamponi in serata e di conseguenza potenzialmente potrei averli lunedì. Non ci siamo sentiti in coscienza di aspettare questi 3 giorni per avere un quadro più generale e quindi assumere una misura più drastica, che è stata poi effettivamente assunta. È chiaro, io non sono un sindaco di un piccolo comune che, in virtù di questa disgrazia che sta preoccupando l'intero mondo e di conseguenza anche il mio piccolo comune, che vuole salire agli onori della cronaca nazionale. Noi adesso abbiamo perso il collegamento audio con il sindaco Walter Chiappini, però da quello che abbiamo più o meno capito, non so se adesso abbiamo ripristinato l'audio con il primo cittadino di Lucoli, peraltro vi do... Eccolo qua, sindaco, perdoni, era saltato un attimo l'audio, può proseguire nel suo ragionamento. Sì, continuavo a dirvi, lungi da me da essere il sindaco, il piccolo sindaco che vuole salire agli onori della cronaca nazionale, per l'amor di Dio. Qui c'è una concertazione con la ALS Avezzano L'Aquila sul Mona e con la regione Abruzzo, che in virtù di questa situazione che si è creata, forse c'è sicuramente bisogno di una restrizione. Vero è che io faccio un'ordinanza sindacale, ma la mia ordinanza, se è stata ben letta da chi chiaramente deve erudirsi circa queste situazioni, è un'ordinanza che va a coprire i prossimi 5 giorni.
Quindi non è un'ordinanza che copre 14 giorni, quindi chiamiamolo un ciclo di quarantena, ma è un'ordinanza per 5 giorni. Vero è, anche la stessa ASL, la stessa regione, questa mattina in una videoconferenza insieme alla prefettura, mi è stato chiesto se perché non l'ho fatta per 14 giorni. Non l'ho fatta per 14 giorni per non penalizzare ulteriormente i miei concittadini che abitano in quella frazione. Mi auguro di avere in serata... Da quello che ci sta dicendo sembra una misura di carattere sostanzialmente preventivo in attesa di, giusto? Assolutamente, è una misura precauzionale, è una misura precauzionale. È vero che vanno guardati gli aspetti economici e il disagio che si crea a questi cittadini. Per l'amor di Dio, sono il primo ad assumermene le responsabilità, ma io devo tutelare innanzitutto la salute pubblica e non permettere una diffusione del virus, perché altrimenti io verrei, come dire, condannato per non aver arginato l'epidemia. La regione e le ASL demandano all'autorità sanitaria locale, che in questo caso sono io, il sindaco di Lucoli, ad assumermi determinate responsabilità. Se c'è qualcuno che reputa che ho fatto un'ordinanza troppo restrittiva o troppo forte, può benissimo annullarla, perché un'ordinanza del sindaco di Lucoli non supererà certamente un'ordinanza del governativa o un'ordinanza del presidente della regione Abruzzo. Io ritengo che devo innanzitutto tutelare la salute dei miei concittadini e, permettetemi di dirmi, tutelare anche un attimino me stesso, insomma, perché se non si fanno certi atti poi se ne paga personalmente. Sindaco, continuo. Sì, una considerazione, quindi sostanzialmente possiamo dire siete in attesa dell'esito di alcuni tamponi e la zona rossa, la sua ordinanza che istituisce la zona rossa può essere eventualmente prorogata, speriamo di no, ovviamente, può essere prorogata in allora, caso di io esiti positivi dei tamponi, in caso di esiti negativi il 1° settembre scade quell'ordinanza. Certo, allora io in prima persona, in virtù del fatto che faccio il sindaco di questo comune, devo pensare positivo, perché se io comincio a pensare negativo sono rovinato. Io penso sotto, ho una forma mentis di farmi guardare positivamente alla situazione. Credo che appena avrò l'esito dei 146 tamponi che abbiamo fatto ieri, ho attivato il servizio delle ANS che è andato a fare i tamponi in luogo, quindi non si è spostato nessuno. Se io avrò un esito negativo, come mi piace pensare e ribadirlo di nuovo, positivamente, nell'aspetto mi piace pensare positivo, avrò un esito negativo di questi 146 tamponi, l'ordinanza che ho fatta per 5 giorni scadrà martedì, il giorno mercoledì, a mezzanotte di martedì, insomma, l'ingresso di mercoledì. Ma è un'ordinanza, continuo a ripetere, preventiva e di tutela della salute dei miei concittadini e di tutti quanti gli ospiti e i turisti che sono venuti nel mio comune. Io la ringrazio, sindaco, per la disponibilità, per averci risposto e speriamo anche per aver tranquillizzato un po' i suoi concittadini. Ma sì, continuo a ripetere, la situazione è ben monitorata. Qua, insomma, se si vuole fare allarmismo, non posso contenere queste le voci o gli allarmismi, ma continuo a sottolineare che la situazione è ben monitorata. Abbiamo pensato di monitorarla ancora di più sotto questo aspetto. Siamo stati dentro 3 mesi, si può dire. Possibile non riusciamo a stare dentro 5 giorni? Siamo stati dentro 3 mesi e ora tocca stare dentro 5 giorni, per la salute di tutti, per rispetto di tutti. È un senso civico che io come primo cittadino devo avere, ma c'è bisogno che questo senso civico lo abbia tutta quanta la popolazione. Io non ho né onori né altre situazioni particolari. In questo momento sono devastato e ho solo responsabilità. Grazie sindaco per essere stato in nostra compagnia, ovviamente buon lavoro e speriamo nel buon esito di questi 146 tamponi, grazie. Grazie a voi e buona giornata a tutti, grazie ancora. Grazie al sindaco di Lucoli Walter Chiappini. Noi adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché sono scattate all'alba di oggi le ordinanze di custodia cautelare per le persone ritenute responsabili della rapina ai danni della sala slot La Perla di Colonnella.
Sono finiti in carcere e dagli arresti domiciliari i quattro soggetti ritenuti responsabili della rapina ai danni della sala slot La Perla di Colonnella, avvenuta il 23 gennaio scorso. A seguito di complesse indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Teramo e svolte dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale Teramano e dalla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, alle prime luci dell'alba di oggi i carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, coadiuvati da quelli dei comandi provinciali di Ascoli, Piceno e Lecce, hanno dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della Procura. La sera del 23 gennaio di quest'anno, pochi minuti dopo la mezzanotte, un uomo e una donna fecero irruzione travisati e armati rispettivamente di pistola e di una grossa ascia all'interno della sala slot La Perla. Minacciata l'impiegata, i due riuscirono a farsi consegnare dalle casse del locale circa 26.000 euro per poi dileguarsi. Attimi di panico anche per un'avventrice del locale minacciata dai due affinché si disfacesse del proprio cellulare. Le indagini, rese particolarmente complesse dalla capacità di delinquere degli arrestati, hanno avuto la svolta nel corso di un'altra attività investigativa, quella condotta dai carabinieri in relazione al conflitto a fuoco avvenuto il 30 gennaio 2020 a Colonnella, all'interno del quale l'albanese Xisha Regent esplose diversi colpi di pistola all'indirizzo di una pattuglia del radiomobile di Alba Adriatica, prima di darsi a una disperata fuga, conclusasi a Brindisi con il suo arresto. Proprio allo stesso albanese e a due complici sono state infatti attribuite delle responsabilità per la rapina della sala slot La Perla. Si tratta del cittadino albanese, di una donna di 43 anni e di un 37enne, tutti pregiudicati, ritenuti esecutori materiali della rapina, e di un 69enne che avrebbe aiutato i tre a deludere le indagini ospitandoli nella sua abitazione in provincia di Ascoli Piceno. Politica adesso, perché la campagna elettorale a Chieti complica i rapporti nel centrodestra in regione. Il coordinatore della Lega Abruzzo Luigi Deramo attacca l'assessore Mauro Febbo e il dirigente della regione Giancarlo Zappacosta, che avevano criticato l'operato degli assessori regionali del Carroccio. Deramo si scaglia contro i ribelli e contro Forza Italia e dice: se le cose non vanno bene, Febbo e Zappacosta si dimettano. Città calda in termini politici anche quella di Chieti. Lei ultimamente si è espresso proprio contro Mauro Febbo, addirittura volendo le sue dimissioni, prima l'autosospensione, adesso delle dichiarazioni anche da parte di Zappacosta. Ma io non mi esprimo mai contro nessuno, è Forza Italia che ha un atteggiamento di rottura nei confronti della coalizione che storicamente ci ha rappresentato negli ultimi 20 anni, quindi è una domanda che andrebbe fatta a Forza Italia e a Mauro Febbo. Noi della coerenza abbiamo sempre fatto un valore e una bandiera di riferimento, prendiamo atto che Forza Italia ha tradito il patto di coalizione, anche nel caso specifico di Avezzano è un atteggiamento incomprensibile e quindi non posso che richiamare al voto utile, perché credo che il centrodestra debba vincere queste elezioni per battere le sinistre, e il voto utile sta nel fatto che bisogna far comprendere agli elettori che ogni voto dato alla Taccone o a Forza Italia è un voto dato a Di Pangrazio e a Babbo, quindi il voto utile è l'unico voto utile per cambiare la storia di questa città. È il voto sulla coalizione di centrodestra. E in apertura abbiamo parlato di scuole e abbiamo parlato anche dei test sierologici a cui si stanno sottoponendo i docenti in Abruzzo e anche i primi casi purtroppo di positività. Scuola, che è l'argomento centrale di fine agosto, ma direi del mese di settembre. Allora noi andiamo a Pescara, dove vedo in collegamento, gli do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti, per parlare di scuola, ma di scuole paritarie, che poi in realtà hanno gli stessi di fatto obblighi dal punto di vista delle restrizioni, delle procedure anti-Covid. Buon pomeriggio Paolo. Esattamente, grazie Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori, grazie della linea. Siamo qui a Pescara, siamo proprio nel piazzale esterno l'Istituto Mecenate di Pescara, siamo con il direttore scolastico, il professor Rosario Sgroi. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. Diceva da studio il collega Jacopo Forcella, insomma, ci si avvicina all'avvio dell'anno scolastico, insomma, ci sono degli obblighi di legge per quanto riguarda questa emergenza sanitaria, questi protocolli, e come tutte le scuole del paese state lavorando per farvi trovare pronti il 14 settembre?
Sì, diciamo che la normativa attualmente è in divenire, quindi le scuole ci stiamo attrezzando per poter organizzare gli spazi e la sicurezza dei nostri ragazzi. E ad oggi l'Istituto Mecenate ha organizzato già sostanzialmente tutte le attività e quindi è pronta per partire. Io dico, potremmo dire banalmente, l'Istituto Mecenate è già pronto perché gli spazi sono adeguati, abbiamo già individuato tutte le procedure affinché si possa avere una sanificazione semplice e immediata subito dopo le attività scolastiche. Abbiamo predisposto, come vedete, anche dei dispositivi di protezione utili, insomma, a garantire un certo distanziamento. Quindi i nostri professori stanno lavorando già affinché si possa, nel caso in cui ci dovesse essere un lockdown, si possa comunque lavorare bene. Quindi, mentre le scuole statali in questo momento ancora sono alla ricerca di spazi o di nuove strutture o dei banchi singoli, piuttosto, per quanto ci riguarda, noi siamo pronti. Tra l'altro, professore, voi avete già iniziato alcune attività che sono in corso, dunque il Mecenate è già al lavoro per il nuovo anno scolastico. Sì, l'Istituto Mecenate ha lavorato tutta l'estate, sono stati svolti gli esami di Stato per i candidati interni, si svolgeranno a breve per i candidati privatisti e abbiamo tutto il programma di garanzia giovani con i corsi di formazione finanziati che si stanno svolgendo regolarmente. E quindi da questo punto di vista anche i laboratori sono stati attrezzati affinché si potesse lavorare serenamente. Alcune aule sono state anche ingrandite in modo da aumentare i metri quadri a disposizione per ogni alunno e quindi sì, in questi mesi non ci siamo riposati. Professore, questa emergenza sanitaria ovviamente fa sì che il prossimo ormai imminente anno scolastico sia un anno scolastico diverso da tutti gli altri, sarà un anno scolastico particolare, tra l'altro si riprende dopo diversi mesi di chiusura dal marzo scorso, insomma cosa vi aspettate, qual è il vostro auspicio, la vostra speranza? Beh, il nostro auspicio è chiaramente che le lezioni possano riprendere regolarmente e che l'anno scolastico si conduca serenamente senza difficoltà particolari e questo credo sia l'auspicio di tutte le scuole d'Italia. E questo non significa che non dobbiamo essere pronti con altre attività o con altre opzioni che possono favorire comunque lo svolgimento delle attività. Noi ci siamo comunque dotati di una piattaforma per una formazione asincrona e sincrona. Ricordo che noi 3 giorni dopo il lockdown abbiamo avviato tutte le attività con la DAD senza alcuna difficoltà. Quindi io spero che si conduca tutto normalmente, ma nel caso in cui, malauguratamente, qualche attività dovesse risentirne o insomma il governo dovesse imporre un altro lockdown, anche da questo punto di vista siamo ancora più pronti del mese di marzo, dove chiaramente ci aveva preso alla sprovvista. Jacopo, linea a te per una considerazione, sì. Una domanda con il direttore scolastico del Mecenate. A cui ovviamente do il buon pomeriggio ringraziandolo per la disponibilità. Professor Sgro, io la mia domanda di fatto è un po' più di sistema perché siete andati giustamente nel particolare per quanto riguarda il vostro istituto con Paolo Renzetti. Si sentono... c'è stato un momento in cui ovviamente la necessità di dare un futuro agli alunni, alle scuole... è stata molto forte, nel momento del dunque mancano non tantissimi giorni, da più parti molte istituzioni dicono beh insomma forse un po' presto, non so se, non sappiamo se siamo pronti, ecco una domanda di carattere generale, ma secondo lei la scuola italiana potrà reggere dal 14 settembre in poi oppure è una data probabilmente forse troppo a ridosso di un periodo strano come quella dell'estate in cui ci sono le vacanze, le ferie? Ma guardi, il 14 settembre potenzialmente non è una data a ridosso, nel senso che sapevamo già da mesi che il 14 settembre sarebbe cominciata la scuola, non a caso siamo pronti. Il problema è che spesso le scuole di Stato hanno delle lentezze burocratiche che non permettono di raggiungere gli obiettivi facilmente. Quindi sì, il 14 non dovrebbe essere presto, però non credo che le scuole siano pronte, perché stanno ancora cercando degli spazi, non sono arrivati i banchi singoli,
alcune strumentazioni non sono ancora adeguate, quindi probabilmente per loro è presto, però se mi permetto una battuta, è come quando in montagna nevica il 31 dicembre e dicono non ce l'aspettavamo. Beh, è difficile non aspettarsi il 31 dicembre cominci la scuola. Ora il lockdown è cominciato a marzo, sono passati 6 mesi, dico, con una buona programmazione verosimilmente il 14 si poteva cominciare senza problemi. Dunque così, professor Sgroi, dunque si partirà il 14 settembre. Io la ringrazio per il contributo in diretta nel corso del nostro TG. Grazie al direttore scolastico dell'Istituto Paritario Mecenate di Pescara. Da Pescara è tutto, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Linea allo studio. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al professor Rosario Sgroi. Noi rientriamo, andiamo a Teramo. Consegnati i lavori alla ditta Paride per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza. Saranno, come più volte annunciato, 48 le telecamere da installare e i lavori inizieranno nei primi giorni di settembre. Intanto c'è a disposizione 1 milione di euro per il rifacimento degli asfalti. L'avevamo messo già sul piano asfalti dall'anno scorso, poi non è stato possibile, abbiamo trovato le risorse per affrontare questo problema, ovviamente risorse non sufficienti, però è un primo passo per cercare di dare sicurezza a questi tratti stradali. Il piano per la prima volta è un piano che è, diciamo, programmato, che interessa 43 frazioni, ovviamente, ripeto, come ho detto prima, risorse non sono sufficienti, ma sicuramente è un primo passo per cercare di dare risposte, attenzione, la giusta attenzione alle frazioni del nostro territorio. Diciamo, interventi più importanti riguardano sicuramente la strada di Cavuccio, Valle Soprano, Valle San Giovanni, Sciusciano, Sardinara, Orciano, adesso magari dimentico qualcuno, però come avete visto, ma tra l'altro Galeotti, perché poi stiamo parlando di 1 milione di euro di investimenti complessivo per le frazioni, abbiamo diviso in 4 zone il territorio frazionale proprio per cercare di snellire l'intervento e di fare in modo che contemporaneamente partano 4 imprese nell'esecuzione dei lavori. Questo significa che, augurandoci che i lavori possano iniziare dal 20 di settembre in poi, possiamo in tempi celeri chiudere il percorso lavorativo e quindi portare a termine il lavoro prima dell'inverno. Tra l'altro saranno installate 48 telecamere, interesseranno tutta la città e alcune telecamere anche nelle frazioni saranno installate anche con l'atterrato a Piano d'Accio e a San Nicolò. Ovviamente 48 telecamere sono tante, saranno controllate e collegate sia con la Polizia Municipale ma anche con le forze dell'ordine in generale. Entro la prima settimana di settembre il reparto di chirurgia generale e quello di ortopedia all'ospedale di Giulianova torneranno alla normalità. Con una nota il dottor Pietro Romualdi, coordinatore dell'assistenza ospedaliera, sono già state date indicazioni per la sospensione dell'accorpamento dei due reparti fusi durante l'emergenza coronavirus per dedicare uno spazio di accoglienza ai pazienti sospetti Covid positivi in attesa del referto del tampone. La decisione di sospendere gli accorpamenti, presa già la scorsa settimana dalla direzione generale a seguito di uno specifico incontro con i responsabili delle unità operative interessate, produrrà così i suoi effetti entro la prossima settimana. Torniamo a Pescara, adesso commercianti che protestano per la chiusura delle strade domani per lo svolgimento del trofeo Matteotti di ciclismo, un sabato in pieno periodo di saldi che rischia di diventare un flop. Tauci, ultimo sabato di agosto, siamo in pieno periodo di saldi, domani ci sarà il trofeo Matteotti di ciclismo a Pescara, diverse strade saranno chiuse al traffico per buona parte della giornata, i commercianti sono arrabbiati per questo. Sì, nonostante che insomma siamo felici che si faccia anche quest'anno il trofeo Matteotti, ma pensavamo e sapevamo che tutto venisse svolto di domenica. Questa condizione di fatti brucia l'ultimo sabato di agosto dei saldi, poi verrà tutto settembre ancora di saldi, però era un sabato importante per quanto riguarda anche i turisti presenti nel territorio, quindi una chiusura delle strade penalizzerà tutto il commercio di Pescara ma anche quello di Montesilvano. Avete parlato anche con l'assessore del comune di Pescara, con l'amministrazione comunale, ma d'altronde la data era stata però già decisa. No, assolutamente non c'era nulla da poter decidere adesso, non eravamo messi al corrente e insomma questo anche per il futuro deve essere un metodo da cambiare, perché chiudere una strada è così importanti, devono essere fatte anche in accordo con le associazioni di categoria. L'occasione però è propizia anche per parlare proprio di
di questo periodo molto lungo dei saldi estivi. Come stanno andando gli affari, Tauci? Purtroppo male, il saldo dopo un Covid, dopo tante preoccupazioni da parte del consumatore, non è partito come doveva e quindi è naturale che questo sabato era un'occasione in più, visto che il commercio di via vive del sabato e non della domenica come i centri commerciali, un'occasione in più per poter fare qualche economia e reggere questo scossone importante che purtroppo produrrà a breve riduzione di posti di lavoro e chiusure importanti in termini di numeri di attività commerciale. Il trofeo Matteotti di domani ci introduce alla pagina dello sport e allora andiamo in Serie B, in casa Pescara, perché sono ore decisive per capire chi siederà in panchina nella prossima stagione. Il maggiore indiziato rimane sempre Massimo Oddo, che attende ancora la chiusura della trattativa con il presidente Daniele Sebastiani per quello che sarebbe un ritorno dopo l'esperienza vittoriosa della stagione 2015-2016 che portò la promozione del Delfino in Serie A. Tuttavia, nonostante Oddo resti sempre in cima in una virtuale graduatoria, sono la durata del contratto e le garanzie sul fronte mercato i nodi che ancora non permettono la fumata bianca, così come le voci che si rincorrono anche sul fronte societario potrebbero spostare gli equilibri e condizionare la scelta di Sebastiani, che nell'ultima settimana ha valutato anche altri profili, l'ultimo dei quali Fabio Pecchi, ex allenatore della Juventus Under 23, sembra vedere in ascesa le proprie quotazioni. Non c'è molto tempo, visto che domani mattina la formazione biancazzurra si ritrova dopo il finale di campionato al Cardiopalma e comincerà con gli esami di rito anti-Covid, tamponi e test sierologici presso il centro sportivo e a seguire seduta di allenamento. Nel pomeriggio altra seduta di allenamento per un ritiro che durerà fino al prossimo 20 settembre. Dunque ci dovrà essere un timoniere a stretto giro e l'ufficialità potrebbe arrivare proprio nella giornata odierna. Scendiamo in Serie C adesso, questo pomeriggio presentazione alla stampa per il neotecnico del Teramo Massimo Paci, che lavora da quasi una settimana su una squadra che attende però ancora di capire sul mercato quali saranno gli arrivi e quali le partenze. Mercato ancora in stand-by, ma con una preparazione che prosegue. Il Teramo oggi presenta Massimo Paci, che già da una settimana, poco meno, lavora con la squadra biancorossa, in attesa che le trattative subiscano un'accelerazione. Ma non è affatto semplice, perché prima si attendono offerte per i giocatori che non sono ritenuti centrali nel progetto tecnico come lo erano un anno fa. Mentre per altri ci potrebbe essere una seconda chance, quella del rilancio. Come ad esempio per Riccardo Martignago, l'ex Alessandria, appena tornato dal prestito in Piemonte, potrebbe restare alla corte di Paci per provare a riscattare una prima parte di stagione, quella in biancorosso, con più ombre che luci. Discorso simile a quello di Pietro Cianci, che invece aveva scelto Carpi a gennaio come destinazione, ma sempre in prestito. Il tris completato da Pinzauti, che in gare ufficiali col Teramo non aveva mai giocato, rende il reparto avanzato del Diavolo competitivo, visto che vede la presenza anche del giovane Birligea e di Minelli. Anche l'ex fiorentina ha avuto parecchi problemi nella sua prima annata in Abruzzo, condizionata spesso da qualche infortunio di troppo che ne ha limitato la possibilità di utilizzo, ma Minelli ha fatto vedere che quando ritrova la migliore condizione può essere una pedina importante nello scacchiere biancorosso. Il vero ingorgo però è in mezzo al campo ed è lì che il Teramo aspetta offerte che possano rimpinguare le casse societarie. Poco dopo la fine della stagione erano Arrigoni e Costa Ferreira i principali indiziati a fare le valigie, ma all'epoca c'era ancora Di Mascio sulla panchina della prima squadra e soprattutto c'era la sensazione che in molti si sarebbero iscritti alla corsa per portarseli a casa. Non che manchino gli estimatori, ci mancherebbe, ma le cifre richieste dal Diavolo in molti, praticamente tutti, si sono tirati indietro, esattamente come ha fatto l'Avellino con Mungo quando ha sentito la richiesta di 100.000 euro per lasciarlo partire. Bombaggi è un punto fermo e non si tocca, Santoro e Viero servono perché gli under saranno imprescindibili nella costruzione dell'organico e per fare minutaggio. E allora ecco che saranno altri coloro destinati a partire qualora dovessero arrivare interessamenti concreti. Intanto c'è stata la conferma da parte della Lega Pro della divisione dello stivale per la composizione dei gironi. Tutto invariato e dunque due gironi di centro-nord, uno sostanzialmente che guarda sul versante tirrenico, quello A, e un altro che si affaccia sul versante adriatico, quello B, ma fino ad una determinata latitudine, che non dovrebbe essere quella della regione Abruzzo, col Teramo che infatti dovrebbe essere inserito nuovamente nel raggruppamento C, nel quale, oltre alle retrocesse, non figura più la Sicula Leonzio, che ha alzato bandiera bianca e dove si attende di capire chi tra Bitonto
Monte e Foggia sarà ai nastri di partenza. Venerdì pomeriggio invece vernissage a Castel di Sangro contro il Napoli di Gattuso, prima uscita del Diavolo che due giorni dopo dovrebbe replicare al Bonolis contro la Primavera della Roma. Questo era il nostro ultimo servizio, i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19, per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.